Magari ci diteci un po' il repertorio che proporrete questa sera a Sapri. Noi più che altro facciamo musica popolare, quindi della tradizione napoletana, proviamo anche a fare qualcosa di cilentano, perché siamo innamorati di questa terra e ci veniamo tutte le volte che possiamo, un po' di pizzica pugliese, insomma, pezzi presi dalla tradizione della musica popolare. Insomma. Ecco, la pizzica trae sempre... Ma io già ti ho visto. Ci siamo già conosciuti. Quando sei venuto? Sempre al TG Estato, sì. Quindi sei stato ospite, sì, su questa terra del Cile. Veterani, sì, siamo dei veterani del Cile. Ecco, dicevo, affascina sempre di più questa pizzica, t'amore, come mai? Ma credo che sia comunque dovuto al fatto che è dentro di noi, nel nostro DNA abbiamo già questi valori, cioè queste cose ci portiamo dietro, insomma, le ballavano i nostri nonni, i nostri padri. L'abbiamo dimenticato per un periodo e adesso stiamo riprendendo fortunatamente a ballare e a cantare queste cose un po' dimenticate. Facciamo un assaggio, ci date un assaggio di quello che sarà la serata, un piccolissimo assaggio ovviamente perché... Proviamo a fare proprio una cilentana così, una tarantella. Ci proviamo. Lucidendo, me la voglio pigliare una celentana, una celentana, me la voglio pigliare una celentana. Bravissimi, e questo è un assaggio di ciò che sentirete questa sera sul lungomare di Sapri a partire dalle 22, immagino inizia la serata. Ma sì, parte dalle 22. Con voi? Noi da un lato, ci saranno loro dall'altra parte, ci saranno gli artisti di strada, quindi è una festa lungo tutto il lungomare. Lungo tutto il lungomare si ascolterà della musica. Non andate via, ma vedo che avete altri strumenti, possiamo sentire qualcos'altro dopo? No, là c'è una chitarra, cos'è? È una chitarra, sì, possiamo fare qualcosa a chitarra, c'è una pizzica, visto che c'è una pizzica, sì. Ma non la so ballare, vedremo di ballarla. E poi ci sarà Nello Vivacqua in un altro spazio, come ci dicevano gli amici di Sonora Mundi, Nello Vivacqua e Solena, che si esibiranno in un altro spazio sul lungomare di Sapri, sempre per sostenere questa giornata sull'autismo, una giornata di sensibilizzazione a cui Nello Vivacqua non ha voluto far mancare il suo contributo. Certo. Noi abbiamo avuto un dono dal cielo e quindi ogni tanto ci sentiamo obbligati a metterlo a disposizione degli altri. Ecco, come si svolgerà invece il vostro spettacolo? Io non lo so mai come avviene, perché io ho questa, diciamo, mia caratteristica, che entrando in un posto vedo il pubblico che c'è e grazie a Dio ho un bagaglio di canzoni talmente ampio che so quale abito far vestire a quel pubblico. Solitamente qual è quella più richiesta? La più richiesta è un successo dei Dick Dick che si intitola L'isola di Wight. Comincio con quella perché è quella che fa cantare di più le persone. Poi? Poi non lo so, poi molto Battisti. Cosa ricordi di quel periodo vissuto con i Dick Dick? Io ho vissuto con una serie B dei Dick Dick, quindi quando si sono staccati tastierista e batterista. E cosa ho vissuto? Ho vissuto che mi hanno portato innanzitutto a una dimensione professionistica che io poi ho messo a coltura e che mi ha consentito di prendere tanto dal punto di vista professionale, quindi puntando anche su quello che mi aiuta nella musica, cioè avendo questa
qualità di capire cosa è che vuole il pubblico mi ha portato a girare anche il mondo. Nostalgia di quegli anni? Ma io non ho mai nostalgia del passato, perché il passato è già è un investimento che già è stato acclarato, è quello. E cerco di vivere il presente pensando che la semina del presente mi possa portare un buon futuro. E io guardo ancora al futuro, malgrado l'età, guardo ancora il futuro. Con te ci sarà questa sera anche una giovane artista di Villamare, Solena. Come è nato questo connubio? Beh, l'ho conosciuto innanzitutto, buon pomeriggio, l'ho conosciuto l'anno scorso, quindi per caso, e quindi siamo amici e ci siamo, come dire, messi insieme tra, artisticamente. Ecco, quali sono i brani che esegui con lui? Beh, io faccio classico napoletano e pezzi di Liscio principalmente, quindi farò un assaggio di un po' e un po'. Ma una volta al nostro TG Estate possiamo avervi ospiti con gli strumenti? Ma sì, concordiamo? Certo, anche sì. Perché non ci sono difficoltà, perché io personalmente eseguo la musica sempre dal vivo, come il gruppo che avete ascoltato prima, e quindi... Peccato, saperlo, portavamo una chitarra. No, ma la chitarra c'è. Vogliamo farla? Vogliamo usarla? Ecco qui, facciamo, c'è la presto, gli amici. Per caso c'è qui una chitarra. Per caso, veramente per caso c'è qui una chitarra che ce la danno gli amici di Sonora. Abbiamo il plettro pure, abbiamo per caso. In studio, no, per caso, questo lo porto sempre con me. Quindi dovremo venire in studio? Quando? No, qui. Poi fissiamo una data, la fissiamo subito. Sì, certo, quando, siccome io so che sei in concerto il 20 a Camerota, hai detto? Sì. Qualche giorno prima, non lo so, per esempio il 19? Ma vedi, le cose che si devono fare si fanno indipendentemente dal fatto che... Dopo ci uniamo insieme, vediamo un po' come concordiamo i tuoi impegni con i nostri e poi il domani comunicheremo al pubblico il TG Estate la tua presenza, va bene così, tanto noi siamo qui tutti i giorni. Per noi poi viene tutti i giorni. Ah, anch'io sono qui tutti i giorni. Ok, allora vedremo un po' di averlo tutti i giorni. Scelto di vivere qui perché il Cilento è un amore... E noi parleremo di questo quando ti avremo ospite solo per noi. Sai cos'è l'isola di Wight? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta hippie, hippie, hippie. Volendo cambiare poi chiudiamo. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, lancia ancor più rosse, e la cantina buia come noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna. Dimmi. Grazie Annello Vivacqua. Grazie, che insieme a Solena. Posso lanciare un invito? Venite numerosi a portare il vostro contributo per questa grande causa. Bene, grazie per questo messaggio. Chiudiamo con questa parentesi. Con i Sonora Mundi che vi proporranno anche pizzica, non solo tarantelle, questa sera tanta musica popolare, musica degli anni 60, insomma, e poi soprattutto, come abbiamo appena sentito, tanta informazione utile per le famiglie. Pizzica? Pizzichiamo! Pizzicarella, pizzicarella mia, pizzicarella, tu camminate tu e la, tu camminate tu e la.
voi la ballata e la pizzica? Sì, assolutamente, siamo riuscita anche una ballerina con noi molto brava, si chiama Milena Acconcia. Ma voi, voi due la ballate? Sì, 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 sì. E mi fai vedere come si fa, come si balla? Vedere come si balla la pizzica, come no? Facciamo ballare lui, qualcuno deve suonare. Sì, giusto, è vero. È l'unico modo per togliersi, perché siamo vestiti tutto. Allora, mettiamoci in mezzo a quella gente lì, così lui suona e vediamo come si balla, vediamo se... Intanto sto invecchiando, i miei 46 anni si iniziano a sentire. Allora, ecco qui, allora, lui suona, però per far... dov'è? Eccolo qui, possiamo andare. Voi, lui fa la lezione e voi dovete seguire. Pizzica, eh? Al TG Estate. È vero, l'abbiamo messa alla prova. Complimenti ai Sonora Mundi.